Ciao a tutti amici di Solfatara News. Un saluto da parte nostra a tutta la comunità che ogni giorno ci segue e ci sostiene. Siamo qui come sempre per raccontarvi la verità, quella che spesso nessuno ha il coraggio di dire. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella per non perdere aggiornamenti fondamentali e seguiteci anche su Instagram e TikTok. Ogni giorno documentiamo con immagini reali quello che accade nella caldera dei Campi Flegrei, perché le parole passano, ma le immagini restano. Fissate queste immagini nella vostra mente. È notte, la terra vibra, i vetri tremano, i bambini si svegliano piangendo, i genitori si alzano terrorizzati. È successo di nuovo. Una nuova scossa, la più forte degli ultimi mesi, magnitudo 4.0. E intanto fuori la fumarola di Pisciarelli continua a sbuffare, ogni giorno più viva, ogni giorno più intensa. Le immagini che vedete sono di ieri, sono di oggi, sono reali. Ma ecco il punto, cosa sta accadendo davvero sotto i nostri piedi e soprattutto perché ci continuano a dire che è tutto normale. Noi di Solfatara News oggi vogliamo affrontare con la chiarezza che meritate le dichiarazioni rilasciate dai vertici dell'INGV subito dopo le scosse delle ultime ore. Parliamo del direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, e della responsabile Vulcani INGV, Francesca Bianco. Entrambi hanno sottolineato che il fenomeno in corso rientra nella dinamica del bradisismo attivo e che i dati sono coerenti con quanto atteso e sotto controllo. Ci parlano di un sollevamento costante, 1,5 cm al mese, nella zona del rione Terra, e che l'area di massima accelerazione del suolo è localizzata tra Dazio e La Pietra, con attenuazione verso Bagnoli e Pozzuoli. Ma queste informazioni da sole bastano davvero a rassicurare una popolazione che da mesi vive nel terrore? O siamo di fronte a una narrazione scientifica che, pur essendo tecnicamente corretta, rischia di essere pericolosamente incompleta? Perché noi vogliamo dirlo chiaramente. Questa non è una situazione normale. E chi la presenta come tale dovrebbe iniziare a prendersi la responsabilità di comunicare meglio e soprattutto con più umanità cosa sta succedendo. Il bradisismo non è un terremoto classico e quindi non produce scosse di assestamento, come viene erroneamente detto anche da alcune testate giornalistiche, come Il Mattino. Le scosse che seguono quella principale non sono repliche di assestamento, ma il risultato di un processo continuo di rottura della crosta terrestre. La pressione interna aumenta, il suolo si solleva, si deforma, si lacera e la terra si spacca. Ogni volta. Questo è un meccanismo che non ha nulla a che vedere con un singolo evento sismico isolato, ma è un processo costante, stressante e potenzialmente distruttivo. E allora chiediamoci, quanto possono ancora reggere gli edifici costruiti decenni fa? Quanti palazzi, scuole, ospedali sono già pieni di microfratture? Quanti muri, balconi, fondamenta sono già compromessi dalle scosse degli ultimi mesi? Gli esperti dell'INGV ci dicono che il fenomeno è in linea con le attese. Ma quali attese? Chi ha stabilito che questo comportamento è normale, se questa caldera non si è mai comportata così da quando esiste il monitoraggio moderno? E qui arriva la parte più inquietante. Noi non siamo soli a dirlo. Lo dicono anche altri vulcanologi di lunga esperienza, come Carlo Tullio Mastrolorenzo, Mario Tozzi e altri studiosi italiani ed europei che non concordano con l'atteggiamento di rassicurazione costante. Molti di loro hanno affermato chiaramente che la caldera dei Campi Flegrei potrebbe essere entrata in una fase mai osservata prima e che il rischio di scosse più forti o di un'eruzione, anche di tipo freatico, non può essere escluso. Il problema non è solo scientifico, il problema è politico, è istituzionale, è sociale. Da mesi, anni, assistiamo al balletto delle responsabilità. La protezione civile tace, il governo rimanda, le risorse non arrivano. È estate, quindi tutto è fermo. Poi sarà Natale e sarà di nuovo tutto fermo. Nel frattempo, le case continuano a tremare e la paura cresce. Ma c'è un limite oltre il quale la paura non basta più. Serve azione, serve decisione, serve prevenzione vera. E allora noi vi chiediamo, cosa deve accadere perché qualcuno si muova davvero? Devono crollare palazzi? Deve morire qualcuno? Deve arrivare una scossa ancora più forte? Noi di Solfatara News continuiamo a fare la nostra parte. Ogni giorno siamo qui a filmare, a mostrare, a raccontare. Non leggiamo solo bollettini, li confrontiamo,
li analizziamo, li critichiamo quando serve, perché la scienza non è mai assoluta e le opinioni degli scienziati